Ciao ragazzi, video sulla spesa, gli ultimi acquisti che abbiamo fatto da Amazon. Praticamente la spesa che abbiamo fatto è soltanto di Amazon. Ho scoperto, tardissimo perché sono sicura che tutti quanti voi già lo sapevate, che Amazon vende anche le cose da mangiare. Brava, ce l'ho fatta! E niente, questa cosa mi ha mandato in visibilio e ho iniziato a comprare cose a tutto spiano. Poi ho scoperto che fa un servizio molto carino che Amazon Pantry, mi sembra che si chiami così, insomma vi fanno uno scatolone e vi portano la spesa a casa. Ovviamente non sono compresi i freschi, quindi frutta, verdura, ma è ovvio. Comunque abbiamo comprato delle cosine davvero molto molto carine e adesso ve le facciamo vedere tutte quante. Allora, inizio dalle cose da mangiare. Ho dato fiducia alla Clipper perché da Natura Sì, qualche tempo fa, qualche anno fa, avevo comprato un tè verde alla fragola. Il tè verde era amarissimo, cioè era molto molto più amaro di altri tè verde che avevo comprato, però il profumo di fragola era celestiale, cioè io potevo aprire il pacchettino e tenerlo come profumatore per la casa ed era veramente buonissimo, quindi ho pensato magari il loro tè verde è molto forte, provo a prendere un infuso. Infatti stavolta ho preso un infuso con arancia, cocco e ananas. Prometteva molto bene ed effettivamente è fantastico. Io non so perché, ma questi della Clipper hanno dei profumi pazzeschi, veramente veramente forti, intensi, sono buonissimi e essendo appunto un infuso non ha lo sgradevole amarognolo del tè verde, quindi promosso. Non costa poco, però diciamo che ogni tanto uno spizzetto ci sta. Poi ho preso di Fior di Loto la granola crunchy con i frutti di bosco. Ho preso quelle frutti di bosco perché era quella che costava di meno. Stavo spendendo tantissimo, quindi anche i centesimi erano importanti. Però ci sono tanti tanti gusti, cioè quello soltanto con le nocciole, soltanto con il cioccolato, nocciole e cioccolato. Insomma ci sono tante varianti, tante versioni. L'ho aperto, l'ho provato ed è davvero buono, quindi anche questo super promosso. E di granole, di granole, cereali, tutte le cose per la colazione c'è tantissimo, tanto tanto tanto. Ci sono, ho visto molti marchi tipo tedeschi che hanno davvero una vasta gamma di prodotti, loro ci tengono tanto. E niente, fate un salto perché secondo me qualcosa comprate. Passiamo a questo punto alla parte non mangereccia ma di attrezzi. Allora, abbiamo preso i coltelli, quelli piccolini da cucina, diciamo quelli che si usano un po' per tutto, sono i Victorinox, i coltelli che ci vedete sempre sempre utilizzare. Ormai sono anni che utilizziamo i Victorinox e ci troviamo davvero molto bene. Sono dei coltelli che costano poco, o meglio non costano poco, ma per essere così buoni, così funzionali, hanno un ottimo prezzo, mantengono la filatura per tantissimo tempo. Questa è la cosa più importante secondo me in un coltello, quindi un po' di coltellini. Abbiamo fatto rifornimento. Poi, sempre parlando di coltelli, abbiamo ricomprato il nostro amatissimo Zwilling. Ho detto bene? Sì, credo che si legga Zwilling. E questo ha un nome specifico, ma non mi viene in mente. È quindi il coltello, anche in questo caso, che ci vedete utilizzare sempre. Poi abbiamo preso un Stuffed Burger Press. Questo sì. Qualcuno dirà che cavolo hai comprato. No, in realtà mi piaceva l'idea di avere un attrezzino per preparare le polpette, i burger. Ovviamente non farò gli hamburger di carne, però anche se sono vegetali o con i legumi, la forma è sempre quella. E questo qui ha la possibilità di farlo farcito. È una cosa molto americana, loro dentro ci mettono quei bei ripieni di formaggio. Però niente, mi piaceva l'idea di avere, magari fare dei burger bigusto con dentro una farcitura, quindi lo vedrete presto in qualche cosa mangio in un giorno, in qualche ricettina, ovviamente se mi ci trovo bene poi vi dirò. Infine, l'ultimo grande acquisto che abbiamo fatto è un porta spezie. Guardate quant'è carino, è bellissimo, questo gira. E così è anche comodo per poter prendere tutte quante le speziette. Vi arriva ovviamente con tutti quanti i barattolini che io ho già etichettato con tutti i nomi delle speziette che andrò a mettere. E non l'ho ancora riempito tutti quanti i barattolini, ma adesso lo farò.
e avevo bisogno appunto di qualcosa da tenere sul piano da lavoro per le spezie, per conservarle e avercele soprattutto sempre a portata di mano, così magari questa cappa inizierà a essere più ordinata. Poi in tantissimi mi avete sgridato, mi avete detto che le cose sopra la cappa prendono un sacco di calore e quindi non vanno bene, ed effettivamente vorrei evitare, quindi niente, gli voglio molto bene. Mi piace un sacco questo portaspezie. La foto su Amazon non prometteva molto bene, perché erano, sapete, quelle foto minuscole e dici no, questa cosa non sarà mai bella, e invece è bellissima. Bene bene, mi piace, mi piace. E per riempirlo bene sono andata da Tiger, ho comprato qualche spezia, ho fatto un po' di rifornimento di spezie, ho comprato la paprika, quella affumicata è la solita. Qui ora vedete il sacchettino mezzo vuoto perché già l'ho riempito, la paprika affumicata mi piace tantissimo e secondo me è una di quelle spezie che dovete assolutamente avere perché rende tutto veramente più gustoso. Poi ho preso un mix per la grigliata, diciamo, è un mix di peperoncino, anche qui c'era la paprika, sale, c'è aglio, pimento, curcuma, coriandolo, chiodi di garofani, insomma tante tante spezie messe insieme ed è piccantino. Poi ho preso la polvere di cipolla e sì, non l'ho ancora aperta, però quando la aprirò penso che mi metterò una molletta sul naso. Sapete che a me la cipolla non piace, però secondo me può essere comoda, magari quando si fanno polpettine, anche risotti, quando si manteca la pasta, piuttosto che mettere magari la cipolla intera, a volte è comoda anche un pochino di cipolla in polvere, fa sempre molto sapore. Poi ho preso questa è stata proprio la rivelazione di Tiger, io ci vado spessissimo ma non l'avevo mai vista, ed è un mix di erbe mediterranee, mi piace tantissimo e ha dentro prezzemolo, basilico, origano, insomma tutte quante le nostre erbe che utilizziamo tutti i giorni, proprio le erbe mediterranee, tutte belle miscelate, questo assolutamente promosso, ha un profumo proprio di pizza ed è super super buono. Poi ho preso la liquirizia in pezzi, devo dire che sono un amante della liquirizia, mi piace molto e mi piace quando anche masticare proprio la radice vera e propria della liquirizia, insomma non soltanto quella nera già raffinata. E ho pensato che così triturata, che non avevo mai visto, così fatta a pezzettini, può essere comoda magari da mettere in qualche tisana, in qualche infuso, quindi mi piaceva quest'idea. E ultimissimo prodotto di Tiger, che un'altra volta dietro di me, è l'aglio in polvere, che ho già insacchettato e chiuso bene perché puzza, ragazzi, da morire, cioè sa di aglio, a me proprio non mi piace, però fa il suo dovere, è aglio e fa l'aglio. Aglio in polvere. Io spero tanto che i nostri acquisti vi siano piaciuti, magari vi ho fatto venire qualche idea, e fatemi sapere voi se avete fatto ultimamente degli acquisti che vi sono piaciuti particolarmente, di qualsiasi categoria, magari anche cose per la casa, non necessariamente qualcosa da mangiare, che sono sempre molto curiosa e molto spendacciona, diciamo la verità, quindi aiutatemi a diventare povera. No, scherzo, se avete qualcosa che mi volete consigliare sono molto felice di leggerlo, quindi lasciateci un commento qua sotto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!